Beh, per noi l'EDM in Italia adesso direi che è un gran momento e si vede anche dalla serata di stasera. Sì, finalmente un festival solo di DJ italiani, i nuovi produttori che stanno uscendo fuori sono molto competenti, la musica ha una buonissima qualità e anche all'estero stanno riconoscendo questo fatto, quindi finalmente si sta creando un bel team di produttori, amici, quindi speriamo che anche noi riusciamo ad avere un posto nel mondo come Italia, come nazione di produttori e DJ. La parte in console è quella che ci dà più la carica per poi continuare meglio la settimana in studio. Esatto, una bella serata è la benzina per poi andare in studio, produrre, fare una traccia nuova da far ascoltare il sabato dopo ai ragazzi che vengono a vederti, e quindi sì, senza le serate non saremo qua. Un aspirante DJ produttore innanzitutto deve avere la passione per la musica, che sicuramente avrà, e poi non limitarsi solo o all'una o all'altra cosa, cioè deve riuscire a far conciliare entrambe le cose. Se posso dare un consiglio utile, visto che siete giovani e state iniziando, provate con una roba che nessuno fa, perché in questo momento è importante riuscire a partire con un prodotto, una musica che sia veramente diversa, perché il pubblico lo vuole, quindi andare a incanalarsi già in un settore per un'etichetta, per un suono, visto che iniziate, divertitevi, fate quello che volete, siate creativi e non pensate a dove farla uscire, perché siate liberi. Benny Benassi, siamo felicissimi, come abbiamo già detto prima, contentissimi, onorati di essere qui. Sarà un evento veramente speciale, vedrà la nuova e la vecchia scuola insieme.